Ed eccoci qua, noi rientriamo qui in studio, 94esimo appuntamento di Terza Pagina Magazine, qui sempre dallo studio 1 dell'Osi Park in Roma. Oggi giornata, diciamo, molto molto piovosa, ma comunque qui siamo sempre sul pezzo tra cinema, spettacolo, cultura, arte e non solo, ma lo facciamo ancora oggi qui per dare le ultime news qui a Terza Pagina Magazine per quanto riguarda la 115esima mostra d'arte di Via Margutta, i 100 pittori di Via Margutta. Lo facciamo con il presidente Luigi Salvadori. Buonasera a lei, presidente. Buonasera a lei. Eccoci qua, pronti sul pezzo. Noi abbiamo fatto subito già un primo incontro telefonico, in questo caso un collegamento già con Stefano Saliola, che sarà presente presso la mostra come, diciamo, come piccola anteprima dedicata comunque al fan club di Alberto Sordi, perché la mostra sarà dedicata e omaggiata al grande maestro. A lei la parola per l'ultima news e per dare comunque una panoramica su tutta la mostra. Prego. Sì, ci ritroviamo, ecco, dopo un anno e mezzo, un anno di chiusura di pandemia, ci ritroviamo tutti i pittori di Via Margutta su Via Margutta per questa esposizione. Riproponiamo la mostra che era già prevista a suo tempo per ottobre, dedicata ai 100 anni della nascita di Alberto Sordi. E niente, ci ritroviamo tutti, gli artisti escono dai loro studi e ci ritroviamo tutti quanti in Via Margutta il giovedì 10 di questo mese, giugno, da giovedì a domenica 13 giugno. In pratica, ecco, è un ritrovo, perché gli artisti di Via Margutta si ritrovano due volte l'anno, a parte che facciamo anche altre manifestazioni, però su questa strada storica, strada degli artisti, noi ci ritroviamo due volte l'anno. È un incontro, ci si rincontra dopo tanto tempo, siamo insieme alla gente. Siamo qui a per esporre i nostri quadri, dove oltre ai quadri consueti che abbiamo prodotto in questo periodo, soprattutto di lockdown, perché molti di noi in questo periodo hanno prodotto parecchio, quindi da un lato positivo, negativo è diventato anche positivo, perché abbiamo lavorato parecchio per le nostre opere, e ogni artista porterà un quadro dedicato alla figura di Alberto Sordi, che rappresenterà un momento della sua vita, dei suoi film, della sua storia, rappresentato in un quadro. Ci sono tanti tipi di quadri, di arte diversa l'uno dall'altra, ognuno con un proprio stile, ognuno con una propria personale esibizione dell'arte, e il bello è questo, ecco, ritrovarti insieme, e questo l'arte compie questo miracolo, cioè il miracolo di stare insieme, gente di ogni estrazione, provenienza, ceti sociale, idee politiche, e ci si ritrova insieme, tutti quanti uniti. Bene. Per parlare con la gente, quindi l'arte incontra la gente e la gente viene a vederci per incontrare l'arte, dove la gente si intratterrà con gli artisti, cosa che non sempre capita nei musei o nelle gallerie. Ecco, qui c'è questa occasione dove la gente si può ritrovare insieme agli artisti per capire l'origine dell'arte, l'origine della propria manifestazione artistica. Certo, io volevo ricordare le varie autorità, non solo, che saranno presenti al taglio del nastro di giovedì ore 17 presso via Margutta. Allora, a cominciare dall'avvocato intimo direttore della Fondazione Alberto Sordi, poi Stefano Saliola, presidente dell'Associazione Vitelloni, e poi ecco, ne citerò altri, prego. Sì, dunque c'è, ecco, l'inaugurazione è prevista per le ore 17 di giovedì, dove interverrà la Fondazione di Alberto Sordi nella figura di Ciro Intino, il direttore. Il direttore mostrerà alcune caratteristiche dell'associazione di Alberto Sordi. Anche noi pittori perseguiamo finalità civiche di utilità sociale, che mirano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, dell'aiuto alle persone indigenti. E questi scopi trovano rispondenza in quelli che sono anche della Fondazione Alberto Sordi, che sono finalizzati alla cura e all'assistenza delle persone anziane, delle persone fragili. Poi ci sarà il presidente Stefano Saliola della Fondazione Vitelloni, e loro saranno presenti con un banchetto, con un cavalletto, dove esporranno
manifesti e oggetti appartenuti ad Alberto Sordo, ad Alberto Sordi, locandine. Che abbiamo sentito già in precedenza. E poi sì, successivamente avremo anche rispettivamente il presidente e vicepresidente della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia, esatto, Mirisola. Poi presenti inoltre Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio, Federico Mollicone, ex membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e tra l'altro onorario dell'Associazione Pittori, Centro Pittori Via Margutta, e Stefano Tozzi, consigliere del municipio Roma Centro. Sì. Io volevo sottolineare con te una cosa, un evento tra l'altro nell'evento molto molto importante, cioè nell'occasione ci sarà un premio in onore a Paolo Salvati. Sì, esatto, dunque noi consegneremo un premio, un consegno alla carriera a Paolo Salvati. Paolo Salvati è stato un nostro pittore negli anni 70-80 e lui sta ormai nel novero dei pittori del Novecento, si trova sulle, è stato un miniaturista, restauratore, liutaio, ritrattista e pittore principalmente, con una caratteristica di espressionismo del Novecento. Quindi daremo a lui questo premio alla carriera, è un onore per noi averlo avuto in mezzo a noi per molti anni nel passato, è scomparso nel 2014. Poi oltre a Paolo Salvati daremo anche un premio alla carriera come soci onorari ad alcuni nostri artisti ordinari, veterani che hanno una certa età, e sono Oscar Tirelli, Giuseppe Marchetta, Nicola Maciariello e Guido Antonio Anna Maria. Quindi consegneremo un premio come carica socia d'onorem, oltre che a Ciro Intino della Fondazione Alberto Sordi e al presidente Stefano Saliola, anche al presidente del Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, Alessandro Filippi, e al vicepresidente Tiziana Todi, nonché anche al sindaco di Velletri, Orlando Pocci, perché Velletri è la città che ospita questo museo dedicato a Luigi Magni, grande regista che ha diretto molti, molti famosi film di Alberto Sordi nelle epoche passate. Bene, bene, io veramente siamo veramente a poche ore dal taglio del nastro. Ringrazio ancora il presidente Luigi Salvatori della 115ª storica mostra d'arte dei 100 pittori di Via Margutta, e ringrazio veramente tutta la mostra sarà incorniciata in omaggio e in onore al grande Alberto Sordi. Prego, a te la parola, Luigi. Sì, niente, volevo anche ringraziare i consiglieri che mi hanno dato una mano, che sono stati fondamentali, perché è stato veramente faticoso questa riproporre per tante volte la mostra, perché è sospesa più volte a ottobre, novembre, poi dicembre, poi di nuovo a maggio, e adesso finalmente siamo riusciti. Quindi volevo ringraziare il vicepresidente Antonio Servillo e gli altri consiglieri, Franco Dore, Fabrizio Luciano, Nardi, Roberto Imperatori, Giancarlo Calma, che sono stati veramente, hanno dato diciamo proprio la loro vita perché questa mostra si potesse realizzare. Grazie con tutto il cuore al presidente Luigi Salvatori, Centro Pittori Via Margutta, e noi ci vediamo il 10 lì sul pezzo presso Via Margutta per il taglio del nastro, ore 17, tutti là presenti. Grazie ancora e a presto. Grazie anche a tutti voi. Grazie. Arrivederci, ci vediamo a Via Margutta. Grazie ancora.